Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Castle Clash, perché oggi finalmente ragazzi è uscito, come saprete, l'aggiornamento che tanto aspettavamo qui su Castle Clash con le nuove rocce tere e l'equipaggiamento con nuove skill eccetera. Ho visto anche che servono parecchi prestigi, ma prima di andarli a vedere volevo andarmi a rollare al volo queste 4000 gemme circa per vedere, siccome sono 3 mesi ragazzi che non esce un nuovo eroe, almeno a spararcele al volo per vedere un po' se siamo fortunati. Allora, andiamo subito a vedere 150, cioè c'è un bel triplone, un bel niente, ragazzi, non escono leggendari proprio da un bel po', una copia di Trixie, ma c'è davvero niente, niente di niente, cioè un Michael mi servirebbe tantissimo, è uscito anche il nuovo eroe, siamo già a 2000 gemme, un bel niente, tanto già lo so, ragazzi, finché non ci metto anche solo un euro, ragazzi, ne sono sicuro, un euro e mi droppa un nuovo eroe, cioè ne sono sicuro, invece niente. Vediamo un po', ne lasciamo 600, neanche un leggendario, un 4000 gemme, proprio se non ci metti i soldi sono sicuro che veramente non ci metti i soldi da tantissimo tempo, appena ci metterò un euro me lo darà. Comunque la cosa che mi importava di più effettivamente era andare a vedere questo equipaggiamento. Che cosa ho già fatto? Ho già portato a 20 barba bianca, avevo due copie. Poi c'è Golem, Capotribù, Minotauro, di cui ovviamente non ho le copie, e in più altri eroi. Allora io direi di andare intanto a portare su quelli che sono per prima più che uso di più, quindi avevo pensato ad Anubis, comunque a Golem e a questi eroi che diciamo si usano un pochettino di più. Allora andiamo a sbloccarli tutti quanti come prima cosa. Palle che ogni volta bisogna tornare indietro, vabbè, si dovrà fare una sola volta, poco male. Ok, continuiamo, sono immagino quasi finiti, immagino, dai. Ok, tutte quante queste skill praticamente all'armeria le abbiamo prese. Adesso volevo andare come primo eroe a Minotauro, su Minotauro, e portarlo un po' su. Allora, andiamo a aumentare di livello, visto che le rocce tere si prendono abbastanza facilmente, mi pare 15.000 al giorno, e più da svariate modalità si possono trasformare anche con i libri, eccetera. Allora, appunto, le abbiamo finite. Quindi andiamo qui, utilizza, e ci butto praticamente tutti questi libri viola, anche tutti quelli verdi, ok. Torniamo su Mino, continuiamo a potenziare, dopodiché dobbiamo usare una di queste pietre, pietre che si prendono nel magazzino e costano 3000 prestigi ognuna, quindi andiamo a prendere una pietra. Torniamo su Capotribù Minotauro, andiamo ad aumentare e servono anche 10 di queste, anche queste si prendono sempre lì, me l'ero dimenticato. Arriviamo fino a 10, ok, fatto ciò, quindi ragazzi un sacco di risorse ci vogliono comunque per fare un solo eroe. Torniamo nuovamente su Mino, ok, questa volta dovremmo esserci, usiamo 10 pietre al posto delle copie e andiamo ad aumentare. Tuo equipaggiamento ha guadagnato un incantesimo, ora puoi cambiare le caratteristiche dell'equipaggiamento. Non l'ho mai fatto finora. Allora, caratteristiche. Allora, leggiamo un po'. Rifugio della fortezza. Ha 12% di possibilità di rimuovere tutte le condizioni e recuperare 12% di PF quando è attaccato. Recupero 8 secondi. Che per cambiare costa sempre 300. Chissà se per la sfida missione cambia talento vale anche questa, penso di sì. Quindi questa è la skill che ha guadagnato. Poi, il talento che ha guadagnato, diciamo. Poi qui abbiamo già un role preimpostato con precisione 360, critico 50, precisione 225, critico 20, punti ferita 12.000 in più e critico 20. Ora non ho ancora ben capito, immagino che il 4 forse qui conta, quindi 4 magari è buono e se fa schifo per esempio precisione, critico. Per esempio mettiamo caso che mi voglio tenere questo 12.000 PF, che schifo non fa, mi tengo i critici. Anzi, critico 1 magari lo tolgo. Allora, praticamente più se ne bloccano e più diventa anche un costo in gemme. Questa cosa non l'avevo capita dai video
video precedenti. Quindi se ne sblocchiamo, vabbè, tutti non avrebbe alcun senso. Però se ne sblocchiamo tutti costa 1800 gemme quando ne manca solo uno. Mamma mia. Vabbè, però effettivamente pensandoci ha senso, perché altrimenti se costasse sempre uguale sarebbe, tra virgolette, abbastanza semplice riuscire ad affilare tutti quelli che vogliamo. Quindi diciamo che ha senso questa cosa. Quindi facciamo conto che ci vogliamo tenere soltanto il critico più 50 e punti ferita. Andiamo a fare un roll con 300 meriti e 15 gemme, che ci porta a un resistenza al critico, schiva, precisione e precisione. Sta roba bruttissima. Facciamo un altro roll, 15. Vedo dei 3, dei 2 e dei 4. Allora, più 9000 PF. Beh, buono, dai. Più 9000 PF, danno critico più 400 e critico più 35. Dai, vabbè ragazzi, per il momento direi che va bene così su Mino e non conviene investire altro. Qui c'è anche tutta la lista dei talenti che, per non allungare troppo il video, non leggerò adesso. E possiamo andare, comunque adesso avete visto più o meno come si porta su un eroe, le risorse che servono, eccetera. Questo ovviamente dovrò farlo per tutti quanti gli eroi e sarà una bella menata. Ci vorrà un bel po' di tempo, un bel po' di risorse, davvero tante. Non so un po' come andrà a finire. Comunque principalmente è questo quello che bisogna fare, bisogna avere gli eroi evoluti e con queste più o meno sono le risorse. I prestigi servono, i libri, ma comunque le pietre, queste qui, le rocce tere, vengono date anche ogni giorno nelle varie missioni, eccetera. Ah, comunque da notare che a livello 20 dà 1160 di danno e 29.000 punti ferita in più. Praticamente dopo questo upgrade il mio Minotauro ha 59.000 HP più di prima. Quindi 59.000 HP su, non ricordo. Allora, con gli emblemi, le iscrizioni e il nuovo equipaggiamento che è da 59.000, arriviamo a 154 più 135k per un totale di praticamente quasi 290.000. Sono davvero tanti. E sarà così, immagino, anche per tutti gli altri eroi, rendendo anche un pochettino più semplici magari i dungeon e ancora più insidiose le war. Però diciamo, nel complesso, tutte le varie modalità come i dungeon e le ondate dovrebbero risultare inevitabilmente più facili, in quanto tutti quanti gli eroi diventeranno più potenti, per quanto già di per sé ti dà 5 nuove specialità, che anche non rollandone nessuna, quelle 5 specialità fino a ieri non c'erano più. Facendo salire il livello dell'equipaggiamento si guadagnano un sacco di punti ferita e di attacco. Insomma, nel complesso tutti i nostri eroi saranno più forti e nel PvP ci sarà più una distinzione fra chi ha settato più gli eroi, i talenti, diciamo gli equipaggiamenti meglio su un eroe e più su un altro, mentre nelle modalità diciamo tipo i dungeon, tipo le ondate, lì troveremo indiscutibilmente un vantaggio tutti quanti, sin da chi lo può fare alla prima evoluzione. Poi c'è anche il nuovo eroe, ragazzi, che vale la pena un attimo di dare uno sguardo, perché questo eroe è molto forte. Limita a 18.000 per colpo per 10 secondi il danno degli eroi alleati vicini, cioè da un cap come Cavalier Teschio, e aumenta la velocità di attacco dell'eroe del 10% per 10 secondi a livello 1, ma se lo immaginiamo a un livello 8, del 150% per 10 secondi, cioè zucca, non vali più nulla. Recupero 12 secondi, quindi solo per 2 secondi praticamente non buffa. L'eroe lancia un pugno meccanico quando attacca, causando il 270% di danno che rimane immutato per tutti e 10 i livelli della skill, e il danno attacco ai nemici nell'area circostante. Danno ad area. L'eroe non lancia il pugno meccanico quando circondato solo da mura, ma Onni già detto che, visto in un video, era vicino alle mura, il pugno meccanico lo tirava lo stesso. Magari era un bug, magari no, nel server italiano sicuramente non è buggato, quindi se così dice la skill direi che deve per forza funzionare. E non penso ci sia altro da aggiungere per il momento. Lasciate un bel like e un commento, fatemi sapere che ne pensate di questo aggiornamento, e vi invito anche a seguirmi su Twitch, perché completato questo video lo uploaderò su YouTube, però subito dopo mi connetterò live su Twitch per continuare a potenziare tutti quanti questi eroi. Quindi seguitemi anche su Twitch, il link lo trovate ovviamente in descrizione. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.
We'll be right back.